30 secondi per spiegare come si vota alle elezioni regionali. Innanzitutto si vota un candidato alla presidenza, quindi si mette una X su uno dei nomi dei candidati presidenti. Poi si può scegliere una lista che può essere collegata al candidato presidente scelto oppure collegata ad un altro candidato presidente, quindi il voto disgiunto. All'interno di questa lista si possono scegliere due nomi di sesso diverso, quindi scrivendo un nome maschile ed eventualmente un nome femminile o viceversa. A sostegno di De Luca, candidato presidente, anche la lista dei Democratici e Progressisti. Capolista è Corrado Martinangelo, poi abbiamo Antonella Barletta, Elvira Vittoria Bonifante, Marzia Brini, Luciano De Rosa Laderchi, Giuseppe Fiorentino, Nicola Iannuzzo, Giovanni Mazzarella e Stefania Parlato. Una lista indipendente di sinistra con un autonomo candidato sindaco, Giuliano Granato, è quella di Potere al Popolo. I candidati di questa lista sono Nicola Catania, Marco Manna, Clementina Sasso, Pio Antonio De Felice, Adelaide Sara Cavallo, Benedetto De Maio, Mariema Faie e Filippo Isoldi.